Bentornati all'appuntamento con l'informazione di Piave TV. Vi presento subito il mio ospite che è il vice governatore della regione del Veneto, Gianluca Forcolin. Bentornato a trovarci. Buongiorno, buongiorno a voi. Così già qualcuno immaginerà quale potrebbe essere la mia domanda iniziale. Anche lei, visto anche gli articoli sulla stampa di oggi, si continua a parlare di elezioni amministrative a Sannona di Piave. È stato criticato il suo metodo, è stato ospite subito da noi in trasmissione perché ha lanciato, diciamo, il candidato del centrodestra, ricordiamo la dottoressa Francesca Pilla, senza, criticato appunto dal resto del centrodestra, senza aver condiviso. E oggi ritroviamo altri due lanci di candidati che sono dottor Madeischi e il già sindaco di Sannona di Piave, Vasco Magnolato, sempre lanciati via stampa. Cos'è un nuovo modo di presentare i candidati nel centro? Cosa state combinando? Premesso e che, a che punto siamo? Premesso che questi non li ho lanciati io. No, no, stavolta lei è innocente, giuro. No. No, 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 non volevo accusarla di questo. Stavolta non c'entra. No, perché se mi è stata fatta una critica che avevo lanciato senza concordare magari un nome, che è una proposta che è stata messa ovviamente sul tavolo dal sottoscritto, oggi abbiamo letto, insomma, che sono arrivate delle altre proposte, altrettanto fatte in modo estemporaneo e ovviamente da parte di una forza politica, su sto caso Forza Italia, senza mi risulta averlo concordato con le altre forze. Per cui ognuno abbiamo capito che è libero di fare ciò che vuole, prendiamo atto di questa questione. Io resto sul fatto importante, che è quello di trovare, al di là delle beghe o dei personalismi o di qualcuno che vuole magari tirare un po' su l'asticella o personalizzare un po' di più per avere un po' di visibilità questa campagna elettorale, quello che è certo è un minimo comune denominatore, che il centrodestra possa correre finalmente compatto a queste elezioni amministrative 2018, perché correre compatti vuol dire dare un'alternativa seria alla città di Sannona e quindi un'alternativa seria alla giunta Cereser, che sta volgendo fortunatamente al termine. Quindi solo se riusciamo a correre e a camminare compatti con dei progetti comuni riusciremo a dare questa svolta. Viceversa, se vogliamo poi continuare quei giochetti, penso che ci sarà un autunno caldo ma anche noioso per quanto riguarda i cittadini, perché poi si aspettano che si chiuda sto benedetto cerchio, si dica chi è il candidato e sul quale vogliamo correre, dopodiché appunto fatti questi giochi di prestigio da parte di uno, dell'altro, dell'altro, però si arrivi a chiudere sta matassa e a partire quei progetti e quei programmi, perché quelli sono i tasselli importanti che sannonatesi oggi vogliono sapere e si aspettano, soprattutto sui temi importanti della mobilità, della viabilità, del commercio, della famosa isola pedonale, di questa viabilità che comincia a trovare degli ingorghi importanti sul ponte, come sempre con quella famosa rotatoria all'ingresso del Ponte della Vittoria, che ormai è lì da 5 o 6 anni e che nessuno smuove. Per cui dare è questo la tipo rotatoria che è uno dei punti forza del sindaco Susanna. La rotatoria, sì, da fare prima del da fare a del Musile, ponte, perché ne ha parlato da noi in trasmissione. Certo, per liberare quel crocevia che c'è dall'altra parte, ma di qua c'è un New Jersey, una rotatoria quella, a Sannona, che ormai è là dal prima, 2012, credo. Quella sannonatese. Certo, che ogni tanto troviamo qualche birillo, qualche spostamento perché qualcuno ci sbatte contro, ma Cereser forse non se n'è accorto e ci è andato addosso lui, perché sono passati 4 anni e mezzo e è ancora là, immobile, come l'ha trovata il primo giorno del suo mandato. Quindi questi sono i temi sui quali dobbiamo le lavorare. Le dichiarazioni che lei mi spara qui mi mettono ogni volta, fanno saltare sulla sedia. No, ma ogni tanto è vero, la troviamo spostata, quindi ogni tanto ha delle dimensioni diverse, delle geometrie diverse, ma perché qualcuno ci va a sbattere. Magari anche questo è un anche tema sul quale esatto, quindi è un, no, seriamente è un tema da discutere, certo, ma da risolvere. Quella sembra un cantiere promiscuo messo là, ma non può essere promiscuo dal 2012, perché se è 5 anni che è messa là, qualcuno dovrà metterci mano, e quindi ci vogliono anche idee per far questo, quindi ci vogliono proposte, e quindi al di là di sindaco io, sindaco tu, ci vogliono idee e progetti. Su questo ci sfidiamo nell'autunno a trovare compattezza, ripeto, nel centrodestra per dare una risposta, ma soprattutto un programma nuovo per Sannona di Piave 2018. Sindaco io, sindaco tu, finora, insomma, adesso se la mettiamo così un po' anche simpaticamente, perché stiamo ad aspettare quello che accadrà, siamo 1-1, palla al centro.
No. Ma adesso come pensa di gestire la situazione? Nel senso che lei si era reso disponibile come diciamo interlocutore per mettere assieme tutte queste parti, questi componenti del centrodestra, che effettivamente cioè, è una cosa che richiede molta... Ma io credo che alla fine poi la quadra si troverà. Ecco, sì, questo io forse sono... anche i telespettatori di centrodestra che stanno aspettando una risposta. Ma no, ma c'è la convenienza da parte di tutti di trovare una convergenza. È vero che io... continuano, è vero che diciamo, io... i colloqui con certo, le varie certo, parti, certo. Non è finita qui. Ma no, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Arriverà un altro nome a breve. No, ma al di là dei nomi, adesso bisogna ecco. Chiudere il cerchio, perché di fatto io avrò anche fatto un salto in avanti, però non l'ho fatto con lo spirito del leghista, altrimenti avrei preparato e presentato un militante, un leghista di San Donà di Piave. Mi pare di non aver fatto questo, anzi di aver messo una persona, una professionista, un'imprenditrice, un nome anche conosciuto da San Donà e soprattutto una persona super partes, che non abbia logiche di partito, non abbia casacche, non abbia tessere in tasca, e questo va riconosciuto, perché se avessi messo il mio tassello da leghista, qualcuno potrebbe avermelo smontato o almeno messo a fianco qualcuno di qualche altra casella. Quindi mentre io ho fatto una scelta super partes per non essere accusato di questo campanilismo leghista, qualcun altro oggi è uscito con invece dei nomi che sono ovviamente di Forza Italia nella fattispecie, o potrebbero uscirne altri. Quindi questa è una critica che non possono rivolgermi, perché non ho comunque portato avanti un tema di casacca, ma ho portato avanti un tema che fosse appunto di coalizione. E questo è per questo che io riconosco ancora in Francesca Pilla quella figura importante, super partes, non legata appunto a nessuna casacca, che non può essere toccata o messa in discussione. Però la capacità professionale lei l'ha dimostrata nella sua attività, la caparbietà che ha nel suo carattere, che ho potuto constatare, è compatibile con quello che serve per una San Donà di Piave che riprenda linfa e vigore. Quindi io su questa proposta... Quindi lei rimane ci fermo su un nome? Beh, certo, chiedo. Sarebbe... No. Sarebbe stupido fare una marcia indietro per un articolo sul giornale? No, beh, chiedevo. Insomma, assolutamente. Chiedo, sono curiosa di sapere che cosa assolutamente. Accadrà. Assolutamente. Allora, vice governatore, dal locale, perché insomma mi sembrava giusto iniziare con questo, visto che è cronaca proprio quotidiana e ci sta tenendo tutti, diciamo, ci carica di attenzione questa cosa delle elezioni e del candidato del centrodestra. Vedremo che cosa accadrà. Vorrei invece spostare ora il nostro dialogo, la nostra conversazione, su un tema molto caro alla Lega, perché la Lega punta tutto su una giornata, quindi al prossimo autunno, che è il 22 di ottobre, quando i cittadini veneti saranno chiamati a votare per l'autonomia, il referendum per l'autonomia. Ecco, hai sbagliato, perché non è la Lega che punta, ma è il popolo veneto che deve che punta a questo, perché non è il referendum della Lega, ma è il referendum dei veneti per chiedere, secondo l'articolo 116 della Costituzione, maggiori forme di autonomia. Quindi, di fatto, i veneti, 5 milioni di veneti circa, sono chiamati il 22 di ottobre a dire sì o no. Io credo più sì, ovviamente, saranno di fronte a una domanda, a votare un referendum che chiede appunto se i cittadini veneti vogliono maggiori forme di autonomia. Forme di autonomia che sono legate poi a quella Costituzione che già dà delle funzioni, 19 appunto delegabili, 3 invece di esclusiva competenza dello Stato, sulle quali il Veneto ha già dimostrato di espletare al meglio questo tipo di funzioni e sulle quali appunto chiede maggiori forme di autonomia sia nella gestione sia finanziarie, nel poter ottimizzare queste realtà e queste competenze che abbiamo dimostrato di far bene, una fra tutte quella della sanità, per esempio. Quindi oggi noi partiamo da un dato, che è un dato dato appunto dalla Ragioneria dello Stato e quindi non dalla Lega o dai partiti, che è quello di un residuo fiscale, ossia la differenza fra quello che noi paghiamo e quello che riceviamo in termini di imposte come Veneto, che è di circa 15 miliardi e mezzo dato 2015. Quindi 15 miliardi e mezzo sono più di 3.000 euro. Sarebbero più di 3.000 euro pro capite a persona, per ogni 5 milioni di veneti avrebbero 3.000 euro pro capite,
con questo residuo fiscale se fosse introitato appunto nelle casse e rimanesse nelle casse venete. Questo vorrebbe dire dare una miriade di servizi ai nostri sindaci, ai nostri territori e perché no offrire servizi alle famiglie, ai giovani, a chi è senza lavoro o agli anziani magari in difficoltà in termini di contributi. Vogliamo che questo aspetto dei 15 miliardi e mezzo che non sono bruscolini possano essere anche gestiti appunto in modo più oculato e attento come i veneti sanno fare. Se guardiamo, e lo dimostreremo nelle serate informative in questa campagna elettorale che partirà ovviamente, abbiamo circa una decina di regioni che hanno un segno positivo. Ovviamente più importante la Lombardia perché ha il doppio dei nostri abitanti e ha un residuo fiscale più importante, ma subito dopo l'Emilia Romagna e il Veneto che hanno appunto questa ormai riconosciuta fama di dare e contribuire in modo importante alle casse di questo paese e una parte, un'altra decina di regioni che invece hanno il segno negativo e che questo quindi debbono avere costantemente gli aiuti dello Stato che arrivano anche da noi. Quindi questo passa anche attraverso un processo di responsabilizzazione di queste regioni che laddove ci sono sacche di diciamo gestione o malaffare piuttosto che gestione poco oculata e poco virtuosa devono essere responsabilizzati e dedotti soprattutto i cittadini di quelle regioni perché i propri amministratori evidentemente non usano al meglio quelle risorse che arrivano dallo Stato, dal Comune, dalle province, dagli enti territoriali in genere. Quindi è un messaggio importante anche per fare chiarezza su quella che è la questione appunto rispetto alla nostra regione, a come adoperiamo e gestiamo le risorse e cosa potremmo fare con diverse maggiori risorse. Esatto, quindi di fatto come dice spesso il nostro governatore è il messaggio del popolo veneto che deve riconoscersi, abbiamo sentito per anni, per decenni la questione meridionale, qua c'è la questione veneta. I veneti si sono sempre rimboccati le maniche, hanno sempre tirato la carretta, hanno sempre gestito al meglio le proprie funzioni, ma soprattutto hanno nel DNA quella parola tanto importante che è lavoro, che viene messa spesso in discussione da qualcuno che invece approfitta un po' della bontà. Siccome i veneti sono conosciuti come il Pantaleon, paga sempre Pantaleon, forse siamo anche un po' stanchi del paga sempre Pantaleon. E quindi certo. Anche questo è un segnale, uno stimolo che vogliamo dare a questo popolo veneto per dire guardate che con quello che noi diamo potremmo ottenere veramente grandi risorse ma dare anche grandi risposte ai nostri imprenditori, a quell'economia veneta che nonostante la crisi economica ha saputo guardare il bicchiere mezzo pieno, rimboccarsi le maniche, ricordate solo 20 giorni fa una tromba d'aria in quel di Cavallino, sì. Se oggi passate non hanno ancora fatto le perizie e hanno già ripristinato tutto. Mi hanno detto che alla sera passata la tromba d'aria sono stati richiamati anche il presidente Zaia in sopralluogo ha detto ragazzi con calma perché domani il ministero ci chiede e la protezione civile ci chiedono la stima dei danni e passate 48 ore voi avete già ripristinato il tutto. Questo va riconosciuto nel DNA degli imprenditori, delle famiglie, di chi si adopera per dare il proprio contributo. Quindi è giusto spiegare che con maggiori forme di autonomia noi potremmo migliorare il nostro sistema, ma è un effetto leva che aiuta anche le altre regioni perché questo sistema di autonomia, riproposto anche in regioni che magari oggi non hanno questo tipo di livello, responsabilizza in primis la classe politica di quei territori e rende edotti i cittadini di una classe politica che non funziona, perché se io trovo la mia addizionale IRPEF al massimo e la mia IRAP al massimo, mi chiedo come mai in altre regioni quelle imposte non sono così elevate e le cose funzionano così bene e allora posso mettere in discussione anche una classe politica e mandarla definitivamente a casa. Se ciò non avviene si vive un po' al costo storico e quindi è un trend, a un tirare a campare e questo paese non cambierà mai. Lei diceva che partirà una campagna informativa perché comunque ci saranno anche delle posizioni prese da altri esponenti politici del Veneto. Lei sa già dirmi come si posizionano in merito a questo referendum? Ma io spero che tutti l'appoggio di tutti? Ma io spero che tutti intanto si impegnino a far sì che i cittadini veneti vadano alle urne, questo è importante. Poi ovvio che c'è. Io credo che i cittadini siano molto responsabili. Sì, c'è qualcuno del PD in particolar modo che sta sponsorizzando l'astensionismo. Io credo che questo non sia una buona regola, ma neanche un buon messaggio. Perché se tu vuoi fare veramente la contrapposizione a questo tipo di referendum, devi avere il coraggio di dire di andare a votare no. Ma devi spiegare ai tuoi elettori
perché dovrebbero votare no a un referendum che chiede maggiori forme di autonomia. Allora qualcuno ha visto che spiegare e chiedere di votare no è particolarmente difficile verso il cittadino veneto, e allora si stanno buttando verso l'astensionismo, perché è fisiologico che in una tornata elettorale qualsiasi una percentuale di astensionismo è appunto fisiologica, è normale, e magari poi cavalcare quel risultato dell'astensionismo come un risultato proprio. Mi sembra veramente deleterio e poco costruttivo. Io sono perché i cittadini veneti vadano in massa, diano un segnale, poi starà il governatore, una volta tirate le fila, gestire e aprire quel famoso dibattito contraddittorio col governo per dire se questi sono numeri e sono numeri importanti, il prossimo governo che oggi si appresta a chiedere la fiducia e il voto dei cittadini veneti, poi quelli lombardi, ma quelli dell'intero sistema paese, metta anche fra i punti principali del proprio programma questa forma e questa richiesta che arriva dai nostri territori. Beh, io credo che il passaggio dell'informazione sia fondamentale, perché la conoscenza poi permetterà al cittadino di scegliere se votare sì o no al referendum che ci sarà il 22 di ottobre. Certo. Naturalmente ci aggiorneremo sul tema, potremo fare anche degli approfondimenti, è una rubrica proprio speciale per far conoscere. Ma vi inviteremo anche alle serate che faremo nel territorio, sarà importante capire, perché non solo la politica, ma ricordo anche che ci saranno diversi professori e dottori costituzionalisti che verranno a spiegare questo tipo di ragioni, dal professor Antonini al professor Bertolissi, tutta gente che a livello di Costituzione insomma ci mastica e può dire una parola, quindi non è una questione politica ma è anche una questione suffragata da temi tecnici assolutamente importanti. Bene, ringrazio il vice governatore della Regione del Veneto per essere stato qua con noi, grazie a Gianluca Forcolini. Grazie a voi.